Buonasera e benvenuti all'ultima puntata dell'anno di War Room Books e l'ultima dell'intero palinsesto di War Room. Sì, lo so, non sono Alessandro Barbano, nonostante la sigla, Barbano a cui vi siete felicemente abituati, visto che quella di oggi è la 94esima puntata di questo spazio dedicato ai libri. Non lo sono per il semplice motivo che il libro a cui oggi dedichiamo la nostra attenzione è il suo e non poteva certo intervistarsi da solo, anche se scommetto che ne sarebbe capace. Ecco spiegato l'insolito scambio di ruoli. Barbano è l'ospite, cui do con gran piacere il benvenuto e facciamo le presentazioni di rito. Alessandro Barbano, giornalista e scrittore, autore per Marsiglio di un libro che si chiama L'inganno e il cui sottotitolo è Antimafia, usi e soprusi dei professionisti del bene. Benvenuto alla 94esima puntata di War Room Books. 93 l'hai condotte tu, questa invece ti vede ospite. Come ti trovi in questo ruolo invertito? Io Devo dire benissimo. che metti a tuo agio l'interlocutore, quindi bene, però un po' di emozione effettivamente anche in me c'è stata vedendoti comparire al posto mio. Esatto, beh, sì, siamo uno scambio. Io sono ringiovanito, quindi sto perfettamente bene. Senti, però prima di cominciare, consentimi di ringraziarti per l'impegno che dal 25 settembre del 2020, giorno in cui è iniziato War Room Books, la prima puntata era con Aldo Cazzullo e il suo libro A rivedere le stelle. E poi hai messo insieme tanti appuntamenti e hai fatto questo lavoro con grande passione, con grande partecipazione e soprattutto vorrei complimentarmi per il successo, come si dice in gergo di pubblico e di critica, che hai conseguito. Ti ringrazio io perché, innanzitutto perché è un onore fare questa cosa, ma soprattutto perché mi hai concesso un privilegio straordinario, quello di leggere un libro alla settimana, che è un'ossigenazione dello spirito straordinaria. E quindi veramente ti sono grato, lo faccio con passione perché, mi dà qualcosa. Bene, sono contento, è un incentivo perché l'avresti forse fatto lo stesso, ma insomma, l'obbligo settimanale è più incombente. Comunque, il consuntivo dell'anno è quello più generale dei 33 mesi di vita di questo strano, originale media che è War Room, lo facciamo alla fine. Adesso volevo farti questo sentito tributo e veniamo al tuo libro di recentissima pubblicazione, edito da Marsilio. Un libro che sta facendo discutere, viene considerato scomodo perché mette in dubbio l'assoluta infallibilità dell'antimafia. Per le vestali del politicamente corretto hai bestemmiato in chiesa, Alessandro. Beh, diciamo, cercato di raccontare quello che secondo me oggi è diventata questa macchina dell'emergenza, costruita fra 30 e 40 anni fa per combattere la mafia e poi eternata e finita per essere appunto un apparato burocratico, giudiziario, corporativo e per certi versi anche parassitario della democrazia italiana, che finisce per giustificare se stesso e che ha una serie di effetti collaterali di impatti sulla società e sull'economia tutt'altro che rilevanti, ancorché sottovalutati e poco discussi nel dibattito pubblico. Senti, che relazione c'è tra questo aspetto specifico su cui ti sei focalizzato nel libro, e cioè i professionisti del bene, come li hai chiamati, diciamo, con un'espressione che mi ha ricordato Sciascia, e invece, diciamo, la più generale problematica della giustizia su cui tu ti sei impegnato giornalisticamente e da saggista. Sono due cose diverse o sono due facce della stessa medaglia? No, sono due facce della stessa medaglia. Direi che le distorsioni dell'antimafia sono il simbolo della crisi della giustizia, dove la crisi della giustizia origina. Perché vedi, Nordio ha detto la settimana scorsa, presentando i suoi impegni sulla riforma della giustizia, che partirà soprattutto dalla riforma del codice penale, perché ha detto
c'è un codice penale vecchio, fascista, ma soprattutto che manca di tassatività delle fattispecie, cioè la linea di confine tra ciò che è lecito e ciò che non è lecito, cioè il principio di tassatività, è venuta meno. Beh, è proprio sul terreno della lotta alla mafia che la tassatività è stata per prima demolita attraverso una serie di figure di reato come il concorso esterno, sostanzialmente di costruzione giurisprudenziale, che pure la Cassazione aveva cercato di definire nel tentativo di dargli una tipicità, ma poi nella prassi invece sono diventate una clava attraverso la quale, per esempio, demolire decine di giunte comunali nel Mezzogiorno, condannarle in primo grado e poi vederle assolte in secondo in Cassazione, e quindi di fatto avere un patto sull'autonomia politica, ma soprattutto mettere in galera centinaia di persone. E attraverso il concorso esterno si esercita quello che di fatto appare una sorta di colonialismo giudiziario. Noi indifferenti assistiamo da circa 20-25 anni alla ciclicità di retate che avvengono nelle regioni del sud, soprattutto Calabria, ma anche Sicilia, Campania, dove si arrestano 200 persone e se ne condannano poi, se va bene, 30-35. E questo ci sembra quasi normale, come se fosse, diciamo, un effetto collaterale di un'opera di bonifica sociale che ci siamo tutti intestato e che tutti condividiamo. Ma questa è purtroppo quasi una barbarie. E quindi la tipicità del diritto penale è il primo argine contro questo tentativo di usare l'azione penale come una clava, trasformando lo Stato di diritto in uno Stato di polizia. Tu hai scritto nel libro che siamo di fronte a una torsione illiberale dovuta ad una, quello che definisci uno stato di eccezionalità, ma lo stato di eccezionalità c'era già stato ai tempi del terrorismo. È la stessa cosa? Sono due cose diverse? No, c'è una continuità, evidentemente. Il terrorismo aveva, per esempio, indotto le prime condanne per figure di complicità esterna all'azione dei terroristi. E io posso capire che in una fase emergenziale questa necessità si sia dovuta applicare anche a stagioni, anni in cui probabilmente nella società civile palermitana, siciliana e meridionale ancora non era chiaro a tutti quale fosse il pericolo della mafia e quindi fosse giusto segnare un discrimine. Però quelle misure eccezionali sono state eternate. Falcone, che pure se ne fece in parte promotore, ma in forme assolutamente diverse da quelle correnti, tuttavia aveva nella sua assoluta consapevolezza liberale piena coscienza che avrebbero avuto un impatto per lo Stato di diritto, quindi anzitutto dovevano essere circoscritte alla lotta alla mafia, in secondo luogo dovevano essere temporanee, invece sono state eternate. No, usare con cautela, come si suol dire. Voglio dire, penso al 41 bis, che è diventato il regime di 20-25 anni di gestione del rapporto con gli arrestati, i condannati per mafia. Penso alle figure come il concorso esterno, penso soprattutto a quella lotta alla mafia, ai patrimoni della mafia, che indusse Pio La Torre a concepire quella legge sulle confische e sui sequestri, che dovevano servire per colpire i mafiosi e che oggi invece sono diventate un passepartout attraverso cui l'eccezione è dilagata nello Stato di diritto e poi si sono estese dalle persone alle cose e quindi oggi c'è una quantità di confische e sequestri cui poi corrisponde una manomorta pubblica che lascia marcire questi beni con sperpero enorme di denaro e innaffiando interessi gestionali di una serie di categorie professionali, ma quelle confische sono diventate il simbolo di un eccezionalismo giudiziario che non esiste in nessun paese d'Europa, per cui tu in Italia puoi essere
assolto perché il fatto non sussiste e nello stesso giorno confiscato, cioè lo Stato si prende la tua casa, il tuo conto corrente, la tua azienda e anche i tuoi effetti personali, i regali più privati che hai fatto ai tuoi familiari. E tutto questo sembra quasi normale, coerente all'interno del sistema giuridico. Ho visto che Giuliano Amato l'ha definita incostituzionale da ex presidente, da presidente emerito della Corte Costituzionale. E ha ragione, peccato però che purtroppo nelle pronunce la Corte Costituzionale invece ha cercato di dargli una configurazione di accettabilità, sostenendo che per esempio le confische non sono una sanzione penale e quindi in quanto non sono sanzione non vanno assistite da tutte le garanzie del processo penale, ma rappresentano una sorta di provvedimento ripristinatorio, perché in ragione del fatto che lo Stato non può accettare che la ricchezza venga acquisita illecitamente, tutto ciò che si presume acquisito illecitamente io te lo tolgo e lo restituisco ai cittadini, o meglio, lo metto in una mano morta pubblica dove poi è un sistema, diciamo, parassitario che ci mangia sopra e lo svuota di ogni risorsa, perché questo è quello che accade. Però questa logica è una logica assolutamente ideologica, che non è solo una logica di potere, cioè non è solo la logica che assiste il principio per cui la democrazia va messa sotto tutela da parte dei procuratori, no, c'è qualcosa di più. È una logica che persegue attraverso l'azione penale una redistribuzione della ricchezza secondo un principio di giustizia. Quindi una logica, diciamo, per così dire, collettivista, di tipo, se possiamo dire, post-comunista in qualche modo, no? Io ti tolgo la ricchezza che presumo che tu abbia acquisito illecitamente e te la tolgo anche se tu sei, per esempio, erede ignaro di qualcuno che a posteriori, dopo la sua morte, si suppone che possa essere stato abbia acquisito questi beni illecitamente. E quindi chiedo a te, erede ignaro, che li hai acquisiti lecitamente e che non sei pericoloso e che non sei condannato e che non sei neanche indagato, di giustificarne il possesso e le fonti di acquisizione negli ultimi 30 anni. E ovviamente una probatio diabolica, quindi qui si vede tutta la torsione illiberale autoritaria dello Stato nei confronti della libertà. D'altra parte mi pare che stia dentro, diciamo, il clima populista di questi anni, no? Perché giustifica questi interventi agli occhi dei cittadini dicendo: vedete, noi siamo quelli che portiamo via ai cattivi Zorro, insomma, che toglie agli arricchiti illecitamente dei beni che mette a disposizione della collettività. Così è la rappresentazione populista di questa vicenda, sta dentro assolutamente quel filone culturale. Sì, è proprio questa la matrice culturale, che ha, diciamo, una matrice integralista e una matrice giustizialista insieme, e posso dire che il prezzo pagato dall'impresa, dall'economia del Mezzogiorno a questa logica è altissimo, perché anche ancora di più grave è l'effetto sanzionatorio della cosiddetta interdittiva, che è un provvedimento che addirittura non assume neanche il giudice, ma il prefetto, quindi un'autorità del Ministero dell'Interno, un'autorità non giudiziaria, e tuttavia che ha ovviamente un'afflittività enorme, perché interdicendo la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione per l'impresa, di fatto la mette fuori dal mercato, gli taglia i rapporti con le banche e fa fallire decine di imprese. Ora, tutto questo avviene sulla base di una valutazione probabilistica che una sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto che debba essere fatta secondo un principio del più probabile che non, cioè il prefetto deve valutare una mera probabilità di contaminazione mafiosa. Non un convincimento che l'imprenditore sia mafioso oltre ogni ragionevole dubbio, perché quello spetta al giudice, il prefetto certamente non lo può accertare, ma una mera notizia di un fornitore che abbia in qualche modo prestato del materiale o delle materie prime all'azienda, un dipendente che possa risultare parente di qualche mafioso, insomma, per contagio si determina questa logica per cui il sospetto e il marchio d'infamia che circola attraverso le informative di polizia e le informative di prefettura fonda una espropriazione di fatto dell'azienda
nei confronti del suo legittimo. Un meccanismo dei cerchi concentrici, insomma. E tutto questo noi lo consideriamo normale, come se questo possa essere il rapporto fra lo Stato e l'autonomia dei privati, in nome di un diritto di proprietà che ovviamente esce di immediato e soprattutto in nome anche di una popolazione meridionale, perché soprattutto al sud avviene questo, soprattutto al sud, che essendo considerata di serie B non ha gli stessi diritti del resto dei cittadini di questo paese. Senti, dicevamo prima della similitudine con la stagione del terrorismo e tu stesso dicevi, beh, insomma, in una situazione emergenziale è giustificabile. Ora, la vicenda diciamo dell'emergenza terroristica e delle leggi che furono emanate in quel tempo hanno comunque portato alla sconfitta del terrorismo e quindi c'è stato un risultato. Che risultato c'è stato? Perché ogni tanto sentiamo notizie di cronaca, sgominata la mafia, sgominata la camorra, però credo che mafia, camorra, 'ndrangheta, sacra corona unita siano ancora vive e vegete, e quindi quegli annunci sembrano, mi ricordano qualcuno al balcone di Palazzo Chigi che diceva che aveva sconfitto la povertà. È stata sconfitta la mafia stragista corleonese, che ovviamente era capeggiata da Totò Riina e che fu responsabile di quella stagione drammatica per la storia repubblicana. L'uomo che si è intestata questa battaglia vincendola, il generale Mori, avrebbe potuto e dovuto meritare, non dico una statua, ma un riconoscimento pubblico da parte della Repubblica Italiana. Invece è stato processato quale artefice occulto di una trattativa con la mafia e poi assolto dopo tanti anni, ma nessuno gli ha tolto questo marchio di infamia, anche perché c'è tutta una pubblicistica di libri, articoli e discorsi ancora in Parlamento che dipingono Mori come appunto il trattativista occulto di un patto sinistro fra Stato e mafia. È evidente che l'emergenza mafiosa nei termini di assedio allo Stato, di controllo di interi territori meridionali, di una presenza di un'economia parallela e alternativa allo Stato, in grado di competere in alcuni territori con lo Stato, di un antistato culturale e simbolico fondato di riti iniziatici che in qualche modo costruivano una società chiusa, quel sistema non esiste più. Esistono le organizzazioni criminali moderne che lucrano sul traffico di droga, sugli appalti, su altri reati, ovviamente anche di carattere finanziario. E queste vanno combattute con tutta la sofisticatezza chirurgica dell'azione penale, ma anche con il rispetto dello Stato di diritto, perché noi non possiamo pensare che oggi negli Stati Uniti la lotta al terrorismo si possa fare con Guantanamo e con il Patriot Act che nel 2001 Bush emanò e che fu causa di polemiche, come ricorderete, perché considerata una legislazione illiberale, ma era temporanea. Eppure oggi il terrorismo è ancora attivo, è ancora una minaccia incombente anche nella sua prospettiva stragista nei confronti degli Stati Uniti. Eppure nessuno si sognerebbe di dire: consideriamo Guantanamo il simbolo della lotta attuale al terrorismo, all'eversione e ai reati che mettono in pericolo la sicurezza della democrazia statunitense. Allora, perché Guantanamo ci fa schifo e l'antimafia come struttura eterna della democrazia italiana, come legislazione eccezionale che si trascina fra le generazioni, quella invece la dobbiamo difendere? Non siamo coerenti, quindi non vale il discorso e l'obiezione che mi è stata posta: e Barbano, ma tu vuoi tornare al diritto liberale, vuoi tornare a un diritto ordinario in un paese che ha quattro organizzazioni criminali piantate sul suo territorio?
Ma se questo vale per la mafia, deve valere per tanti altri paesi che si trovano a fronteggiare problemi dello stesso tipo, se non maggiori. Quindi questa è una menzogna, è un inganno, appunto, come il libro giustamente, secondo me, testimonia. Si può combattere la mafia chirurgicamente con un'azione penale selettiva, rispettando lo Stato di diritto, senza che la democrazia debba adesivamente trasformarsi in un fattore di emergenza. Il fatto è che io penso, l'esperienza me lo dice, soprattutto in un paese come l'Italia, che le emergenze nell'impatto con le democrazie fragili scatenano degli anticorpi da parte delle democrazie che sono un po' esagerati, e anziché indirizzarsi nei confronti del nemico da combattere, finiscono per bersagliare il sistema da cui sono state prodotte. Come un po' il Covid, la reazione del Covid, si muore non per il Covid, ma per la reazione anticorpale sbagliata dell'organismo al Covid. Ecco, io credo che purtroppo questo sia accaduto, e oggi l'emergenza abbia prodotto una macchina che tutto quello che fa lo fa anzitutto per giustificare se stessa, perché innerva un sistema ideologico, ma soprattutto un sistema affaristico e parassitario che si tiene in piedi con i soldi pubblici. Senti, usando la definizione di Leonardo Sciascia, i professionisti dell'antimafia oggi, al di là dei magistrati, chi sono e che ruolo hanno? I professionisti dell'antimafia sono un sistema che ovviamente ha nella magistratura antimafia i suoi primi, evidentemente, artefici e promotori, perché ci sono magistrati che hanno strenuamente difeso l'eccezionalismo giudiziario, andando perfino in Parlamento, come penso al procuratore Caselli di Torino e di Palermo, a dire: caro Parlamento, non ti permettere di adempiere alle censure della Corte Costituzionale e della CEDU sull'ergastolo ostativo, altrimenti fai il gioco della mafia. Ci sono procuratori che ogni volta che c'è un magistrato, ogni volta che c'è un ministro o un governo che prova a rimettere il diritto penale sullo Stato, sui binari dello Stato di diritto, attacca il governo frontalmente, grazie, ecco, anche... Ma di là, la mia domanda voleva capire che dei media, perché nella società che sponde ci sono a questa cultura? Nella società ci sono ovviamente sponde che questo sistema ha costruito, il sistema politico di una parte della sinistra del PD, la sinistra storica del PD e prima del Partito Comunista, ha sempre avuto con la magistratura antimafia un patto che è proseguito nelle generazioni. Poi i 5 Stelle si sono in qualche modo sostituiti, rivaleggiando col PD in questo rapporto, tant'è vero, non a caso, i due magistrati antimafia di maggiore esposizione pubblica, Cafiero Drao e Scarpinato, sono stati candidati immediatamente con i 5 Stelle. I precedenti, penso a Franco Roberti e ancora... c'è un altro che adesso non mi viene in mente, erano stati candidati col PD. Quindi è evidente che esiste un rapporto storico tra spezzoni della magistratura e parti della politica. Poi ci sono ovviamente associazioni che vivono di questo sistema, perché questo sistema, come sappiamo, confisca e consegna a un settore del volontariato pubblico che è impegnato legittimamente e doverosamente, dico io, in un'opera di gestione dei beni. Però poi di fatto questa gestione dei beni va in malora e alla fine però serve per sostenere questa macchina assistenziale che si è prodotta. E poi ci sono interessi corporativi delle categorie, degli amministratori chiamati a gestire questi beni, che sono tanti, e ci sono tutti i tribunali di prevenzione che hanno costruito in qualche modo un potere enorme nella gestione di questi beni, una sorta di magistratura imprenditrice in alcuni casi, con effetti paradossali. Amministratori giudiziari che avevano 30-35 aziende e consulenze a gogo. E poi ci sono anche i prefetti, che dal 2017, attraverso l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, sono entrati in questo sistema, perché ovviamente quando una macchina dell'emergenza
distribuisce potere, questo potere si divide fra tutti i soggetti che possono parteciparvi. Ora, questo è un sistema pubblico, è un sistema che secondo me ha una sua legittimità garantita dalle leggi, ma ciò nonostante è un sistema, secondo me, che ha legittimato procedure che in condizioni naturali, fuori da questa legittimazione garantita dalle leggi e dalla copertura di alcune sentenze, sarebbe considerato arbitrario e che secondo me ha messo lo Stato di diritto su un binario falso della democrazia e va ripristinato. Io non voglio abolire l'antimafia, io voglio ripristinare le garanzie dello Stato di diritto, che vuol dire riportare le confische e i sequestri all'interno del processo penale e quindi assisterli con le garanzie del processo penale e comunque fare in modo che non possa esserci contemporaneamente un'assoluzione perché il fatto non sussiste e una confisca, e che quindi il presupposto dell'accertamento di un reato deve essere il presupposto anche attraverso cui si esercita l'azione di prevenzione, e questo è il primo punto. E poi la tipizzazione dei reati, che sono fattispecie oggi scatole vuote da riempire alla bisogna, come il concorso esterno, e poi lo scioglimento dei comuni a gogo, che non vogliamo discutere di quello che ha i comuni in alcuni casi, anziché liberarli dalla mafia li ha infiltrati ancora di più. E poi potremmo continuare, ci sono altri aspetti evidentemente di questa questo quadro, Alessandro, diciamo, il ruolo, non voglio colpevolizzare preventivamente, lascio te la risposta, il ruolo del giornalismo in tutto questo qual è? E io penso che debba essere quello di guardare senza paraocchi e senza subalternità culturali quello che accade, e chiedersi se è accettabile che nella società meridionale ci siano retate con 200 arresti e 8 condannati, 200 arresti e 40 condannati, 200 arresti e 20 condannati. Questo per me non è accettabile. Se il rapporto autoritativo dello Stato nei confronti della libertà dei cittadini si esprime in questo modo, bisogna avere il coraggio di denunciarlo. E non è questo il modo per combattiamola la mafia. Chirurgicamente, selettivamente, stabiliamo che cosa è mafia e che cosa non è mafia, dopodiché non alziamo polveroni di sospetti su intere popolazioni. Ci sono comuni come Platì dove in una notte sono state arrestate 126 persone, come se a Roma ne fossero arrestate 94.000 in una sola notte. Questo non può e non deve accadere. Questi maxi processi, il maxi processo di Falcone aveva doverosamente un senso, perché rispondeva alla risposta dell'azione penale alla presenza nel territorio dello Stato di un'organizzazione piramidale innervata che aveva una sua gerarchia e una sua grande ramificazione. Grande era il nemico, grande doveva essere il processo. Ma se il maxi processo invece è una scatola vuota che risponde a esigenze investigative o peggio mediatiche, nella quale mettere tutto quello che si può, salvo poi vederlo uscire in sede dei giudizi successivamente, allora dobbiamo interrogarci. Vuol dire che la macchina dell'emergenza ha preso il sopravvento sull'emergenza stessa. Alessandro, tu lo sai che avendo toccato un tabù corri il rischio, e non voglio menar gramo, ma è un dato di fatto, corri il rischio che qualcuno ti accusi di fare il gioco dei criminali. C'è già stato questo fatto? No, però vedi, questo nelle settimane precedenti alla scrittura di questo libro, chi ha letto questo libro mi ha detto che coraggio che hai avuto a scrivere questo libro. Ora, io non penso di aver avuto coraggio a scrivere questo libro, l'ho detto anche presentandolo, lo voglio ripetere, perché non è coraggioso criticare un apparato pubblico, è coraggioso sfidare la mafia. Ma criticare un apparato pubblico dal divano di casa penso che sia legittimo, ma non coraggioso. E invece tutti mi dicono questa cosa. Allora, bisogna riflettere su questo, perché se tutti pensiamo che criticare l'antimafia in questo paese ti esponga a un rischio, vuol dire che c'è un clima intimidatorio che circonda un apparato pubblico a tutela dei cittadini. E questo non va bene. Allora, devo dire, a onor del vero, che il procuratore nazionale antimafia
Giovanni Melillo è venuto alla presentazione del libro con molta dignità, ha criticato il libro dal suo punto di vista anche aspramente, ma mi ha riconosciuto in quanto interlocutore e questo mi fa piacere. Dopodiché ognuno ha la sua storia e ognuno la sera torna a casa con la sua tranquillità fondata su quello che ha fatto nella vita. Io personalmente mi sento tranquillo e, ripeto, penso che sia giusto e doveroso che il giornalismo, nella stagione che viviamo, esprima la sua indipendenza dai poteri dicendo quello che vede, quello che pensa, anche se si tratta di dire delle cose non convenzionali, e io con molta semplicità le ho dette. Senti, un'ultima domanda di natura invece più politica. Se dovessi scommettere tra queste due cose, Nordio fa la riforma della giustizia, senza ovviamente adesso entrare nei particolari, ma diciamo una riforma come è nel suo pensiero, e Nordio si dimette e se ne va a casa, il tuo euro che, dove lo poni? Su quale delle due ipotesi scommetti? Non quella che vuoi, perché lo so già, vorresti che la riforma si facesse, ma qual è più probabile? No, io penso che Nordio non andrà a casa, no, Nordio farà la riforma, tuttavia il problema è l'approdo di questa riforma, che va, bisogna capire dove arriva, perché quello che ha detto Nordio, primo, intervenire sul codice penale, benissimo, ridare tassatività e tipicità alle fattispecie per evitare che siano appunto scatole vuote, e questo va benissimo. Secondo, rendere compiuto il rito accusatorio. E assolutamente sì, che ha delle conseguenze, e cioè la parità tra le parti, l'acquisizione della prova in giudizio, la terzietà di chi decide, e quindi conseguentemente la separazione delle carriere, che è presupposto di una parità effettiva e di un processo accusatorio compiuto. Terzo, l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione di primo grado. Sacrosanto, ancorché ci hanno provato in tanti senza riuscirci, ma è impensabile che in un processo che dura decenni tu possa restare 10-15 anni sotto il maglio della giustizia, anche se sei innocente, come è accaduto ad alcuni di questi protagonisti delle storie che io racconto nel libro. E quarto, rimettere le intercettazioni nella postura investigativa corretta che avevano quando sono state concepite, non rendendole più strumento di prova, ma semplicemente no, peraltro di prova, attenzione, peraltro di prova mediatica, perché poi nelle fasi del giudizio ovviamente cade, ma l'obiettivo delle intercettazioni oggi è condannare alla gogna l'indagato, quindi invece utilizzarle come le hanno utilizzate. Lo volevo dire più volgarmente, lo sputtanamento. Esatto. Come li hanno utilizzati un po' i magistrati belgi, che hanno fatto le intercettazioni e poi sono andati a cercare il denaro. Hanno trovato il denaro e hanno arrestato, lasciamo perdere se l'arresto di una madre di una bambina di 22 anni fosse necessario oppure no, io penso di no. Lasciamo perdere se ci fossero i presupposti della fragranza tali da scardinare l'immunità parlamentare di una deputata europea, anch'io penso di no. Però certamente le intercettazioni in quel caso hanno avuto una fisiologica funzione e Nordio le vuole rimettere in questa prospettiva. È stato brutalmente attaccato da falsificazioni di giornalisti che vengono a dire che se passa la riforma Nordio non si potranno più arrestare i corrotti e i mafiosi, da magistrati che hanno detto una quantità di fesserie sapendo di dirle per uno spirito di corpo assolutamente inconcepibile, proprio che spiega lo slittamento, diciamo, di una categoria in una dimensione non politica, ma bassamente corporativa, quantomeno in alcune sue espressioni rappresentative. E ultimo aspetto, le cose che Nordio non ha detto è appunto l'eccezionalismo giudiziario dell'antimafia. È un tabù, l'antimafia non se ne parla. E noi possiamo riformare il diritto penale, ma lasciare il diritto di prevenzione a fare queste porcate. E questo non va bene. Io mi auguro che su questo Nordio abbia una sensibilità, conquisti una sensibilità. L'ultima cosa che non mi ha convinto del ministro Nordio è l'aver demolito il codice penale, chiamandolo giustamente fascista e vecchio, e poi aver richiamato il principio di retribuzione della pena tratto appunto dal codice penale che era fascista e vecchio.
Perché la pena in questa democrazia dal 48 in poi risponde, grazie alla Costituzione, a una funzione rieducativa, che è la vera funzione rieducativa, è la vera funzione della pena. E l'idea di una retribuzione è un po' la trasposizione del vecchio diritto del taglione, ancorché lasciato all'esecuzione da parte dello Stato, no? Tu hai commesso un male e devi risarcire la comunità di questo male che hai commesso. Non funziona così nelle democrazie liberali. La pena serve ad estinguere il male, redimendo il condannato, perché solo la redenzione e l'estinzione del male consente che quel male non transiti alle generazioni future. E qui purtroppo il pensiero retributivo intreccia il pensiero dell'antimafia militante, che dice: il mafioso non si pente mai. Se il mafioso collabora, sta fingendo. Se il mafioso tiene buona condotta, finge. Perché la mafia è irredimibile, i figli dei mafiosi saranno mafiosi, i nipoti dei mafiosi saranno mafiosi. Ma se è irredimibile, perché la combattiamo? Questo è un determinismo pessimista, no? Di una parte della magistratura che ha difeso, per esempio, l'ergastolo ostativo. Io che sono un liberale... Ti fermo perché abbiamo superato il tempo... mi viene in mente che a gennaio sarebbe molto interessante un bel faccia a faccia tuo con Nordio, cercheremo di organizzarlo nella War Room. Chiudo ringraziandoti e tornando a segnalare il tuo libro, ce l'ho qua fisicamente, compratelo, è una lettura davvero interessante. Ma stai con me, perché come ho detto oggi si chiude la stagione 2022 di War Room, è un tempo di bilanci e anche e soprattutto di ringraziamenti. Quest'anno abbiamo realizzato, tra la mia War Room, quella del martedì, mercoledì e giovedì, quella di Barbano che va il venerdì sui libri, la War Room Com, la War Room Innovation e la War Room Business, ben 214 puntate con 464 ospiti e 140 ore di trasmissione. Ma se a questi risultati aggiungiamo quelli ottenuti da quando War Room è nata, cioè dal 26 marzo del 2020, ricordo che eravamo in pieno pandemia, eravamo tutti chiusi in casa e ci venne per stato di necessità, allora facevamo Roma Incontra in teatro, per stato di necessità ci venne in mente di creare War Room e devo dire che è stato davvero un successo straordinario, perché i numeri complessivi di questi 33 mesi che sono trascorsi sono di 528 puntate complessive, 340 ore di trasmissione con una media che ormai è di 35 visualizzazioni a puntata. Sono risultati che mi rendono molto orgoglioso e di cui voglio ringraziare Alessandro Barbano, Massimiliano Panarari, Luca De Biase e tutta la squadra di Incontra. Tutti hanno contribuito al successo del format. Un ringraziamento speciale, consentito con tanta gratitudine, va all'infaticabile Ersilia Picca, punta di diamante della squadra di War Room. Ci tengo a ringraziare anche gli ospiti che con noi hanno analizzato e riflettuto sulle grandi questioni di attualità. In 33 mesi abbiamo avuto 1213 presenze, di cui 749 hanno partecipato almeno una volta e 464 più volte. Abbiamo fatto anche la classifica. Stefano Folli è in primo posto con 10 presenze, seguito da Cassese e Marco Bentivogli con 9 presenze ciascuno. Credo che questi tre nomi, no, Alessandro, dicano qualcosa circa la linea politica di War Room, perché scegliere i temi e scegliere gli ospiti significa avere una linea politica, come tutti i media di questo mondo. Credo che questi tre nomi siano, poi ce ne sono anche tanti altri, ma insomma, essendo in cima alla classifica mi permetto di fare questi tre e sono, credo, significativi, insomma, no? Assolutamente sì. Voglio dire che in tempi in cui la democrazia si definisce, si realizza non solo con le costituzioni liberali, non solo col voto, non solo con le istituzioni, ma come piazza di un dibattito pubblico dove si discute delle cose importanti. Questa è la democrazia vera. L'abbiamo visto anche nel caso adesso dello scandalo
del Parlamento europeo. Purtroppo si è discusso poco di quella questione e avveniva dentro le sottocommissioni perché non c'era interesse di media. E invece questa piazza che tu hai messo in piedi è la piazza dove le grandi questioni del paese sono tutte sul tavolo. E quindi la funzione democratica di questo strumento che tu hai messo in piedi è straordinaria. Al netto del successo commerciale, del successo editoriale, questa è proprio una funzione democratica che questa iniziativa ha risposto. Aggiungo che i profili delle persone che tu hai scelto e che abbiamo insieme portato dentro sono nello spirito di un superamento delle contrapposizioni stupidamente ideologiche, cioè della democrazia e delle bandierine, ovviamente nel rispetto di un pluralismo dove posizioni diverse, sensibilità diverse si sono espresse da destra, da sinistra, da centro, in tutte le forme possibili, ma nella consapevolezza e nella volontà di non rappresentare quel tipo di contrapposizione a cui si assiste nei talk della TV pubblica e privata, che è meramente centrata sul bisogno di manifestare un conflitto nei confronti dell'avversario, ma contrapposizioni che invece si fondano sui contenuti e sulle tesi nello spirito di dare delle risposte ai cittadini. Infatti gli urlatori non fanno parte di quelle 1213 presenze, mentre tutto sommato posso dire orgogliosamente che da noi è passata la parte migliore della classe dirigente italiana, articolata tra molte categorie di specializzazioni, di interessi, di ambiti professionali e culturali. Quindi sono onorato di averli avuti ospiti tutti. Un grazie lo devo dare anche ai media che ci hanno contribuito alla diffusione di War Room, oltre ai social naturalmente, Radio Radicale, l'Inchiesta, TG9-24, Radio 103, DTV, Umbria TV, Rete Sole, l'altro Corriere, TVA, insomma sono moltissimi quelli che ci riprendono le nostre trasmissioni e le amplificano la portata. Un grazie va anche agli sponsor che ci hanno sostenuto disinteressatamente. Senza le loro risorse War Room non sarebbe né nata né tantomeno cresciuta nel tempo. E infine grazie naturalmente a chi ci segue, perché come dicevo prima ormai la media di ciascuna puntata va oltre le 35.000 visualizzazioni, c'è un grande interesse, c'è molta gente che ci segue, non necessariamente, anzi la maggior parte non in diretta, ma poi vede comodamente queste cose a casa successivamente, nel tempo, insomma c'è una fruizione continua e questo ovviamente è molto positivo, perché significa che uno se le va a cercare, insomma, quindi è una scelta on demand. Naturalmente adesso ci fermiamo per le festività e torneremo, abbiamo già stabilito la data, martedì 24 gennaio ricomincia War Room, e quindi da me, da tutta la famiglia di War Room e da Alessandro Urbano, credo insieme con me, un caloroso augurio di buone feste. Come sarà il 2023, Barbano? Tu cosa ti aspetti? Mi aspetto la fine della guerra, mi aspetto la sconfitta della Russia, il ritirarsi di Putin dentro i suoi confini è la cosa che desidero di più, è la possibilità per questo popolo martoriato che ha avuto 7 milioni, 8 milioni di esodo biblico di persone che sono andate per ogni dove, centinaia di migliaia di bambini che sono stati sottratti alle famiglie e deportati letteralmente in Russia, di curare le ferite di quello che è stato già un genocidio inaccettabile, inspiegabile, contro il quale l'Europa, per fortuna, l'Occidente, ha saputo opporre la sua resistenza. Mi auguro che questo coraggio, il coraggio degli ucraini e l'aiuto dell'Occidente creino le condizioni per una pace che non può che essere però la pace che difende l'integrità di un popolo al netto di quello che è già subito. Grazie, mi associo alle tue parole. Allora, buon anno a tutti. Arrivederci al 2023. Ciao. Arrivederci, auguri.